Sappiamo bene ora che Fabio Fazio non è più un direttore di Rai. Per lui, non è arrivato alcun rinnovo del contratto e così ha deciso di cercare altrove. In effetti, il suo arrivo alle 9 è stato annunciato durante la conferenza stampa di Warner Bros. Porta anche il suo programma con lui. A che ora fa con Fabio Fazio Movile? A che ora verrà trasmesso su 9 da ottobre e rimarrà invariato. Con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbach. Il talk show si concentrerà sempre con le sue interviste. Protagonisti in modo da politica alla cultura e oltre. Ma ora ci sono ora un problema con Rai. Problema con Rai per Fazio vuole 1 milione di euro come abbiamo appena detto. Quindi, a che ora non si ferma nonostante Fabio Fazio ha lasciato Rai? Per riferire è stato TVBL oggi che rivela ci sarebbe una negoziazione tra Rai e Workshop. L'ultimo non è altro rispetto alla società che si occupa del discorso condotto da Fazio. Fabio Fazio vorrebbe i profili sociali del programma. Ma Rai ha rifiutato questa possibilità. O almeno non dare loro gratuitamente. Il proprietario del programma Fazio li rivendica. Ma la figura richiesta da Rai è molto diversa da quella che ha offerto invece il seminario. Problemi per Fabio Fazio Movile. Fazio con Officina ha offerto circa 30.000 euro per la vendita dei profili sociali di Che Tempo Che Fa. Instead Rai vorrebbe circa 1 milione di euro. La cifra è stata stimata tenendo conto dei follower e della popolarità della pagina. In realtà, addiai un esempio alla pagina Instagram di Che Tempo Che rende Rai a quasi 600.000 follower. Un numero notevole per il quale Rai vuole molto. Per Officina e Fazio è una figura inadeguata. Tra l'offerta e la richiesta c'è un divario molto grande. Ma chissà se qualcuno solleverà o abbasserà la loro figura. Queste sono voci e al momento non ci sono notizie ufficiali. A che ora fa su 9 arriva su Instagram nonostante la mancanza di ufficiale? Leggiamo nella biografia del profilo di Che Tempo Che rende Rai su Instagram. Rai Seasons Archive 2020-2023. A questo c'è il link che ti riporta a Rai Play dove puoi guardare i vecchi episodi. Tuttavia, la nuova pagina è stata creata dal programma fuori dal programma. In effetti, su Instagram sembra già essere la pagina di Che Tempo Che Ne Fa 9 e lo troviamo con il nome. Utente Che Tempo Che Fa 9. La pagina è stata creata a metà luglio e finora ha solo 1700 follower. Certo che il programma non è eppure è iniziato, ma non mancano i commenti da parte di alcuni utenti. A che ora fa su 9 Movile in effetti? Alcuni utenti hanno commentato l'unico post che troviamo sulla pagina che invita tutti. Ho l'appuntamento il 15 ottobre con il primo episodio su 9. Ecco leggendo un utente che scrive ho appena rimosso quanto segue nella Rai Archivio e metti il seguito qui. Svuoviamo la vecchia pagina. Altri fan sicuramente seguiranno la nuova pagina che conterà molti altri follower prima di ottobre. Con l'inizio del programma sarà meglio. Fazio e tutti i loro.